Continua il buon momento del Tropical coreano, che nella 24esima giornata, contro una delle corazzate del girone D del campionato di promozione, mette in campo un'ottima prestazione e rimedia a un momentaneo svantaggio. La squadra di Mr. Fabbri, infatti, nel derby contro il Real Miramare, pareggia per 1-1. Mr. Fabbri deve fare a meno, oltre che al lungo degente Bizzocchi, anche degli influenzati Raschi e Mantovani, e schiera con il numero 1 Brancato, 2 Fabbri, 3 Franca, 4 Costantini, 5 Vitaioli Fabio, 6 Golinucci, 7 Acquarelli, 8 Pasolini, con il numero 9 Vitaioli Matteo, con il 10 Farabegoli e con il numero 11 Dieng. La prima occasione da segnalare è al quinto minuto, quando il numero 1 di casa è chiamato a un doppio intervento, prima su tiro del pericolosissimo Del Core che da oltre 30 metri centra la traversa. Poi sulla ribattuta di Brighi che però alza troppo la mira. Un minuto dopo risponde la squadra di casa con Matteo Vitaioli, il cui tiro si spegne a lato. Al 13esimo, il diagonale di Dieng dalla distanza fa venire i brividi ad Ermeti. Al 20esimo la partita potrebbe prendere un'altra piega. Il direttore di gara, infatti, Poggi della sezione di Forlì, ammonisce Colletta dopo una mischia in aria e assegna il penalty alla squadra di casa. Sul dischetto si presenta Matteo Vitaioli, il cui tiro, debole e centrale, è facile preda di Armeti. Un minuto dopo però Matteo Vitaioli cerca di farsi perdonare con un tiro da fuori area, che però viene deviato dal numero uno ospite. Al 30esimo, altra occasionissima persa dal coreano. Dieng vola sulla destra e crossa in mezzo per la corrente Matteo Vitaioli, che da due passi centra la traversa. Sulla ribattuta arriva Acquarelli, che in rovesciata non trova la sfera. Allora ci prova Pasolini, ma Muratori risolve la questione. Le regole del calcio sono sempre le stesse e al gol sbagliato segue un gol subito. È il 34esimo. Calcio d'angolo per il Real Miramare, mischia in aria, dopo un tocco di Del Core la palla finisce sui piedi di Santucci che riesce a servire Brighi, che insacca. Le due squadre vanno a riposo sul risultato di 1-0 per il Real Miramare. All'inizio della ripresa i ritmi sono più bassi rispetto alla prima frazione di gioco e per la prima azione bisogna aspettare il 13esimo, quando Santucci mira alla porta difesa da Brancato ma centra la traversa. Al 21esimo il coreano pareggia i conti. Dieng dalla destra cross in mezzo per il neo entrato Magnani che con un gran sinistro trafigge Armeti. Tropical coreano 1, Real Miramare 1. I padroni di casa prendono coraggio e ci riprovano anche al 24esimo. A crossare in mezzo è sempre Dieng, ma Matteo Vitaioli in scivolata non ci arriva per un soffio. Poco da segnalare fino al 42esimo minuto di gioco, quando Colletta serve in profondità Del Core che con un destro da fuori area non c'entra la porta. Il derby tra Tropical coreano e Real Miramare finisce 1-1. Andrea Magnani, oggi una gara difficile contro il Real Miramare, una squadra tosta. Avete giocato un ottimo primo tempo, anche se siete andati sotto, poi però avete rimediato. Sì, è stata una bella partita. Il primo tempo secondo me meritavamo più noi, però il calcio è così. Abbiamo sbagliato due gol e loro ci hanno punito. Dispiace, poteva andare meglio. Avete sbagliato due gol, hai detto bene. Uno su calcio di rigore ed è il terzo rigore sbagliato su tre quest'anno dal Tropical coreano. Il secondo invece adesso ne parleremo su una buona occasione. Sì, dai, rigori siamo un po' sfortunati, dai. Non mi limito a questo, dai, non dico altro. Capita, se non si tirano non si sbagliano. La seconda occasione invece avete colpito una traversa con Matteo Vitaioli. Sì, lì sembra facile, però magari nell'azione la palla a volte è veloce, rimbalza, capita. È importante esserci secondo me, poi i gol verranno, anche per Vita. Avete dimostrato di esserci in effetti perché nella ripresa poi avete segnato, hai segnato tu, raccontaci un pochettino l'azione da gol. Era ora. Andy è andato via sulla destra, mi ha messo una bella palla, poi ha calciato di sinistro, l'ha deviata al difensore credo, quindi però va bene così, va bene così. Nel girone di ritorno, Andrea, il coreano gioca un calcio diverso, un bel calcio e anche oggi l'avete dimostrato. Che cosa è cambiato?
Ah, penso che ci siamo inquadrati molto bene, adesso le ultime due partite secondo me abbiamo giocato ancora meglio e, sicuramente per una squadra giocare insieme più tempo aiuta a giocare meglio, quindi adesso eravamo molti nuovi, ci siamo amalgamati e spero di continuare così, che continuiamo così. Oggi avete giocato bene nonostante le varie assenze, perché è ancora fuori Bizzocchi per infortunio, starà fuori ancora per un po', oggi vi mancavano anche Raschi e Mantovani sulle fasce. Sì, esatto. Bizzo purtroppo si è stirato, invece gli altri due si sono ammalati venerdì, l'influenza, proprio i due esterni, quindi dai, eravamo un po' in difficoltà, però abbiamo giocato molto bene, anche chi l'ha sostituiti.